Salve popolo di Fortnite e benvenuti in questo video, io sono Marsek e oggi signori ci ritroviamo qui nell'episodio numero 12 dei miti di Fortnite. Prima di iniziare con l'episodio di oggi voglio fare un attimo una piccola precisazione. Alessandro Goffredi mi ha scritto: Marsek, vedi che si può portare un alleato sul Bear, ovvero questo tipo di veicolo. E infatti lo scorso mito, se vi ricordate, l'ho dato per falso perché appunto non mi ero ricordato di questo tipo di veicolo. E qui si può portare un alleato in spalla andando sulla parte posteriore. Quindi diciamo che il mito è possibile, poiché con altri veicoli non è possibile entrare con un alleato, mentre con questo tipo di veicolo diciamo che il mito è metà vero e metà falso, quindi è possibile. Grazie mille Alessandro per questa piccola precisazione, non me ne ero proprio ricordato di questo tipo di veicolo, meno male che ci siete voi. Detto ciò, iniziamo immediatamente con il nuovissimo episodio numero 12. Iniziamo subitissimo con il primissimo mito. Mark Ralph ci scrive: se butti una tanica di benzina sopra un falò, quest'ultima esploderà. Ci toccherà andare a vedere. Vero, lanciando una tanica di benzina, oggetto che è stato introdotto appunto insieme con i veicoli, esploderà appena andrà su un falò. Quindi sì, il falò gli darà fuoco e ovviamente essendo una tanica di benzina creerà un'esplosione e quindi questa esplosione può causare dei danni. Vi consiglio di fare attenzione perché magari c'è qualche vostro amico o qualche furbetto che vuole farvi uno scherzo mentre vi state curando con il falò e si vi lancia una tanica di benzina sopra il falò, è finita. Mark Ralph ti ringrazio per la partecipazione. Andiamo avanti con il secondo mito. FraCandy07 ci scrive: si possono forare le ruote di un'auto senza farla esplodere? Andiamo a vedere se è possibile oppure no. Vero, si possono forare le gomme di un'auto senza farle esplodere, semplicemente sparandogli alle ruote. Infatti poi l'auto perderà il controllo una volta che noi l'andremo ad usare, quindi è anche molto realistico. E come possiamo vedere il mito è confermato, è possibile forare delle gomme alle auto che sono state introdotte con lo scorso aggiornamento. Quindi se vogliamo manomettere un'auto di un nostro alleato, mentre magari è andato a lootare qualche casetta e lasciato lì l'auto, possiamo farlo. FraCandy, ti ringrazio per la partecipazione, grazie mille. Come terzo mito dell'episodio abbiamo Bettina Foglia che ci scrive: si può usare il lancia impulso di kit stando nell'auto? L'auto volerà? Ci toccherà scoprire cosa succederà con l'imbattibile lancia impulso di kit. Vero, utilizzando il lancia impulso di kit l'auto volerà, perlomeno verrà sbalzata, quindi sì, l'onda d'urto riesce a spostare il veicolo. Non dico che volerà in cielo ad un'altezza incredibile, però in ogni caso, come possiamo vedere dalla clip, ebbene sì, il lancia impulso farà effetto sul veicolo, l'onda d'urto riesce a sbalzare via il veicolo. Il mito si rivela confermato. Grazie mille Bettina Foglia per la tua partecipazione, è scritto un ottimo mito. Passiamo al quarto mito dell'episodio con Matteo Bottoni che ci scrive: si può spegnere con dei curabomba una tecnica di benzina? Fiondiamoci questa impresa, andiamo a vedere un po' cosa succederà. Falso, non è possibile spegnere il fuoco di una tanica di benzina con le curabombe. Infatti se provassimo a spegnere la tanica di benzina con una curabomba una volta che è stata sparata e uscire al fuoco prima di esplodere, no, non possiamo evitare l'esplosione, quindi non possiamo spegnere il fuocherello e la tanica di benzina esploderà. Il mito è sfatato. Matteo Bottoni, ti ringrazio per la partecipazione, anche tu hai scritto un ottimo mito. Siamo giunti al quinto e ultimo mito dell'episodio con The Bad Mario che ci scrive: è vero che si può cavalcare uno squalo dall'interno della macchina? E anche in questo episodio ci toccherà fare due chiacchiere con il nostro amico squalo. Andiamo a vedere se è possibile oppure no. Sì.
falso. Purtroppo non è possibile cavalcare uno squalo dall'interno di una macchina, poiché con una canna da pesca non possiamo uscire dal finestrino. Appunto, la canna da pesca, ripeto, non è possibile mirare, quindi non possiamo uscire dal finestrino, non potendo mirare con la canna da pesca. E come si può uscire dal finestrino? Semplicemente soltanto utilizzando un'arma o un oggetto che appunto può mirare, può essere lanciato, eccetera. Quindi, non potendo utilizzare il tasto che mira, no, non si può uscire. Il nostro miascolo farà gli affari suoi in macchina e non ne vuole proprio sapere di mettere la testa fuori dal finestrino. Mi spiace che il mito sia stato sfatato, volevo vedere anch'io qualcosa di assurdo, ma purtroppo non è così. The Bad Mario, ti ringrazio ugualmente per la tua partecipazione. Quindi ragazzi, anche l'episodio di oggi è giunto al termine. Avete scritto degli ottimi miti sempre riguardati ai veicoli che sono usciti di recente su Fortnite. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Fortnite Italia cliccando il pulsantino rosso e cliccando la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Fatemi sapere se l'episodio di oggi vi è intrattenuto con un bel mi piace e con un commento. Mi raccomando, se volete partecipare o volete far partecipare un vostro amico, potete farlo semplicemente utilizzando l'hashtag MitiFortnite e successivamente scrivendo un commento con un mito recente, originale, tutto vostro. Condividete il video a tutti i vostri amici e parenti, così che anche loro possano provare a partecipare insieme a voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, grazie per la visione e per il tempo dedicato. Ciao a tutti!